Ciao amici, buongiorno, ben ritrovati, non ci vedevamo in diretta da qualche mese, infatti non so più come si fanno le dirette. Non lo so più. Vediamo. Ciao, benvenuti. Ciao Mariano, ciao Giovanni, ciao a tutti, ciao Alfonso, bene ragazzi. Alcuni di voi stanno già arrivando, io sono emozionatissima come se fosse una grande prima, perché in effetti questa è una grande prima, e mi seguo, così mi rilasso, perché in realtà oggi si fa una creazione, una vera creazione di un'opera, una creazione come non si è mai fatta, una creazione sui social, a episodi, a puntate, quindi oggi è la prima puntata e innanzitutto vi volevo giusto un attimo raccontare perché sto facendo questo, perché a causa di un anno terribile per tutti noi artisti, per tutti noi umanità, ma per noi artisti ha significato anche la perdita del lavoro quasi totale, sia per il 2020 che per il 2021. Ci hanno cancellato tutti i contratti e proprio in primavera era prevista una tournée in onore del centenario di Giovanni Paolo II, che sarebbe stato proprio a maggio di questo anno. Bene, si presume che si farà comunque l'anno prossimo negli stessi festival di musica sacra in Francia dove era stato previsto, ma potevo lasciar passare il 2020 senza comunque festeggiare il centesimo compleanno di uno delle persone, degli esseri umani, il Papa più carismatico probabilmente di sempre. Potevo lasciar passare questo, io che comunque ho anche una devozione particolare verso questo santo uomo, perché comunque è San Giovanni Paolo II. No, quindi mi sono inventata insomma questo palcoscenico virtuale ancora una volta in suo onore. Oggi cominceremo oggi nella domenica di Avvento, nella prima domenica di Avvento, e finiremo il 31 di dicembre, giusto per salutare questo simpatico 2020 in una maniera un po' più diciamo senza prenderlo a parolacce, vogliamo meditare sulla poesia, sulla luce. Proprio di questo si tratta nel trittico romano, che è l'opera dalla quale è tratta questa nostra opera musicale, questa creazione di oggi. Il testo è proprio di Giovanni Paolo II, di questo trittico romano, che sono delle meditazioni, delle poesie di questo papa artista, che diceva che avesse composto l'ultima sua opera prima del conclave, l'ultima sua poesia prima di entrare al conclave, che l'avrebbe poi proclamato papa. Però, infine, nell'ultima parte del pontificato, ha scritto questo testamento spirituale, queste meditazioni. Guardate, mi sono preparata, c'ho anche il libretto verde. In questo caso, allora, innanzitutto l'oratorio, questa opera è un oratorio ed è divisa in tre parti. Queste tre parti sono concentrate sulla bellezza della creazione, sulla nascita dell'umanità e sulla figura di Abramo, che è il padre di tutte le nazioni. Prima di ogni cosa, vedete che sono emozionata anche io che ho la faccia tosta. Ovviamente tutto questo lo stiamo facendo con tanto cuore, ma con mezzi ridotti, perché l'orchestra non ce l'abbiamo, il coro non ce l'abbiamo, è impossibile interagire tra di noi, non è possibile fare duetti e per quanto io abbia dei colleghi e artisti eccezionali che saranno miei ospiti nel corso di queste puntate, e per quanto i nostri collaboratori, come il maestro e amico Nicolas Giusti, abbia fatto delle basi orchestrali, abbia orchestrato tutto in pochissimo tempo, con un'altissima qualità, nonostante avesse il suo CD di Natale da far uscire, anzi lo ringrazio, grazie Nicolas davvero.
lo faremo col cuore, lo faremo con mezzi ridotti, lo faremo però con tutto l'impegno possibile. E oggi cominciamo, comincerò io, e tra l'altro in un'aria che è un duetto. Prima ascolteremo l'ouverture, che vede il Papa immerso nella natura e attraverso la contemplazione della bellezza del creato, insomma, riesce a essere rimandato a Rua, il soffio di Dio. E l'aria, che verrà dopo, nella prima aria, Stupore, contempla la bellezza del torrente, e proprio dal torrente, della musica in piena, scritta in questo caso dal nostro compositore Davide Alagna, il Papa arriva alla sorgente dico tanto splendore che è Dio. Quindi io adesso bando alle ciance, anche perché non sono per niente brava a parlare oggi, mi dispiace, spero di essere più brava a cantare, comincio facendovi ascoltare l'introduzione. Ci siete? Sì, qualcuno c'è. Vado. Rua, lo Spirito di Dio si librava sulle acque. Thank you.
Ecco, avete appena ascoltato l'ouverture e vado subito con la primaria. Stupore. Thank you.
opera. Io adesso mi metto un attimo di nuovo in contatto con voi perché mi avete scritto tanti, che carini! Non ce la faccio rispondere a tutti. Beh, comunque vi ringrazio per essere stati presenti. Fate finta, insomma, che le voci che avete ascoltato fossero due. Fate finta che l'orchestra, che è stata la base orchestrale fatta dal maestro Giusti, fosse quella. Fate finta che io non abbia fatto due errori per i quali il compositore penso che mi menerà. Fate finta e spero che apprezziate il poco, insomma, che sono riuscita a fare oggi. E non vedo l'ora di farlo insieme ai nostri ospiti che ci raggiungeranno nelle prossime puntate, che ringrazio, non potrò mai ringraziare abbastanza, perché davvero per me è molto importante il loro supporto in questo momento. Vi auguro una splendida prima domenica di avvento e speriamo che il vecchio anno ce lo siamo un po' lasciato alle spalle e andiamo avanti verso la luce, che speriamo di trovare molto presto. Vi saluto tutti. Arianna, ciao tesoro! Ciao a tutti e alla prossima puntata, giovedì, sempre a quest'ora, con i nostri ospiti. Buona giornata, ciao!